La più grande fonte di energia è il risparmio. E il risparmio virtuoso è un sistema per ottimizzare le risorse, produrre risparmio e aiutare a vivere meglio. Per saperne di più ed entrare a far parte del progetto, ogni mercoledì alle 18.40 su Radiolinea numero 1 ci occupiamo di risparmio virtuoso con Andrea Garbini per il risparmio economico e del pianeta. È qui con noi Andrea Garbini, ben ritrovato. Buonasera Valentino, buonasera a tutti. Oggi abbiamo il piacere di ospitare al telefono Michele Fina, direttore di Transizione Ecologica Solidale. Benvenuto Michele. Ciao Michele, buonasera. Buonasera e grazie. Allora, presentiamo questa associazione molto particolare per diciamo i nostri ascoltatori che conosceranno una nuova realtà, secondo me. Una nuova realtà, e come sappiamo dobbiamo accelerare al massimo questo risparmio del pianeta che, come sappiamo tutti, ha bisogno di noi per poter esistere ancora. E quindi do la parola a te Michele, che la vostra associazione sta aiutando tantissimo imprese e persone che hanno bisogno proprio di insomma transare verso il pianeta. Intanto grazie di questo spazio, e anche grazie della trasmissione che fate e del lavoro che portate avanti con le imprese e con i cittadini. TES, Transizione Ecologica Solidale, è un think tank, diciamo stile anglosassone. Proviamo a mettere insieme ricerca, elaborazione, studio con attività legislativa, amministrativa degli enti locali e attività delle imprese. Ecologica e solidale perché? Perché noi crediamo nella transizione ecologica, è urgente per salvare il pianeta. Poi questa formula è anche molto simpatica, in realtà per salvare l'uomo, no? Cioè un pianeta a misura d'uomo, perché poi il pianeta può sopravvivere anche tranquillamente senza la nostra specie, ma se vogliamo far sopravvivere la nostra specie, anche progredire, cioè salvare quello che l'uomo ha costruito, il proprio benessere e la propria condizione di vita, allora dobbiamo attuare rapidamente tutto ciò che serve a ridurre il caos climatico e a salvare appunto le condizioni ambientali che consenta alla nostra specie di sopravvivere. Però ci chiamiamo Solidale perché noi nasciamo per accompagnare questa transizione ecologica e fare in modo che sia equamente redistribuita sulle spalle di tutti. Sono più chiaro, l'esempio dei gilet gialli, di quello che è successo in tante parti in cui pure si attuano giuste politiche ecologiche, però poi creano una resistenza popolare perché magari appunto non vengono equamente redistribuite. Certo. Ecco, queste resistenze possono essere un limite rispetto alla strada che dobbiamo percorrere e anche alla velocità che dobbiamo avere per percorrerla. Ecco, noi vogliamo provare a costruire soluzioni insieme alle imprese, ai cittadini e alle istituzioni per accelerare la transizione ecologica, e crediamo che per accelerarla questa debba essere equa. Bene, una crisi climatica e uno sviluppo di una nuova economia. Sono questi i temi che stiamo trattando oggi a Radiolinea numero 1 e che tra poco torneremo a fare con Michele Fina. Risparmio virtuoso anche questo mercoledì a Radiolinea numero 1 con il nostro Andrea Garbini, con Michele Fina, direttore di Transizione Ecologica Solidale, che ci sta dando degli spunti di riflessione importanti. Spunti di riflessione e anche operatività. Infatti Michele, la domanda che vorrei subito farti è: cosa state facendo per, soprattutto per le istituzioni, perché non vedo ancora le istituzioni in prima linea per aiutare a questo progetto, il progetto del risparmio del pianeta. Poi non parliamo di Solidale, quindi insomma parliamo adesso di pianeta. Cosa state facendo per in qualche modo sensibilizzare anche le istituzioni, che è un volano importante, perché se loro ci aiutano, aiutano le imprese, e questo significa che andremo ancora più veloci, e come sai dobbiamo andare molto veloci vista la situazione del pianeta. Assolutamente vero. Ma tre fronti principali tra gli altri: intanto il risparmio virtuoso del suolo, utilizzo la vostra sigla perché noi ci stiamo occupando di sostenere un progetto di legge che contrasti il consumo del suolo e che produca rigenerazione urbana. In questo caso abbiamo messo insieme imprese, associazioni di categoria, associazioni professionali e istituzioni, perché lo stop al consumo del suolo, che è necessario, però possa effettivamente essere accompagnato da una nuova economia più efficiente di ripensamento delle città. E questo serve alle imprese, perché possono smettere di fare
un'attività economica se possono aprire un altro nuovo canale. Il secondo fronte è l'energia, in questo caso risparmio e efficienza energetica. C'è il piano energia e clima che il Paese ha dovuto presentare per rispettare gli accordi di Parigi, lo ha fatto l'Italia, lo hanno fatto tutti i Paesi europei, entro quest'anno sarà definito. Questo sarà un nuovo grande piano industriale che definirà come la nostra industria dovrà trasformarsi per combattere i cambiamenti climatici e per rendere il sistema energetico, che poi è il sistema industriale in generale, più efficiente. Terzo fronte, economia circolare, quello che non è più rifiuti, oggi è grande opportunità di impresa, perché c'è il riutilizzo, il riuso di appunto rifiuti, e noi stiamo lavorando affinché si aprano tanti nuovi canali per tante opportunità di impresa su questo fronte. Cioè, ci sono decreti attuativi dopo l'impegno dell'Europa, decreti attuativi che bisogna diciamo così realizzare a livello governativo. Stiamo lavorando insieme al Ministero, insieme al Parlamento, per fare esattamente questo. Su tutti e tre i fronti, come vedete, ho citato un lavoro sulle istituzioni coordinato con le imprese e con i corpi intermedi, associazioni di categorie e sindacati. TES è esattamente questo, un luogo di incontro e di sintesi. Il nostro sito, che è associazionetes.org, racconta anche gli altri fronti su cui stiamo lavorando, ma più nel dettaglio anche quello che io ho velocemente accennato, e anche come si può partecipare al nostro lavoro, che è soprattutto fatto di tavoli di confronto. Cioè, noi diamo l'opportunità ad imprese, parlamentari, sindaci, presidenti di associazioni di categoria, sindacati, di stare intorno allo stesso tavolo e trovare insieme soluzioni. Bene, quindi sindaci e voglio dire imprenditori si possono attivare grazie a voi e avere un confronto anche su come magari alcune realtà sono partite e si possono replicare in altri ambiti a questo punto. Assolutamente sì, oppure ancora di più, ad esempio questo progetto di legge sul consumo del suolo lo abbiamo pensato insieme, quindi sindaci, piuttosto che l'associazione dei costruttori, piuttosto che, non so, la categoria degli ingegneri, degli architetti, parlamentari, il ministro, hanno discusso insieme su come costruire una legge che manca in questo paese, che però sia effettivamente utile alla transizione ecologica, cioè che sia utile al pianeta, all'ambiente, ma che sia anche solidale, e cioè che possa preservare e addirittura creare nuovo lavoro più pulito, più sostenibile, che è esattamente il nostro obiettivo. Perfetto, quindi qualità ecologica dei prodotti e dei processi produttivi, che è un po' anche esatto, nella mission di transizione ecologica solidale. Sono gli stessi valori di risparmio virtuoso, sì, e esatto, quindi esatto, entreremo anche noi nella vostra associazione. Ecco, per entrare, Michele, basta solo iscriversi, ci sono, insomma, quali sì, sono? Sul sito associazionetes.org ci sono tutte le modalità, ci sono diversi livelli di iscrizione, perché quello che noi chiediamo ai nostri associati è di partecipare attivamente, concretamente al nostro lavoro di elaborazione e di confronto, e quindi descriviamo esattamente tutte le possibilità. Basta scriverci al nostro indirizzo mail, anche guardando il sito e vedendo che cosa è più di interesse rispetto alla propria attività di impresa o alla propria amministrazione comunale o alla propria associazione, e noi interloquiamo poi per fare in modo che l'associato effettivamente entri subito a far parte del nostro lavoro. Bene, bene, entri nel meccanismo. Grazie di essere stato con noi, Michele, un saluto grazie anche a tutti Michele, i tuoi collaboratori. Grazie. Grazie, grazie ancora. Grazie ancora. Bene, io ricordo anche il sito risparmiovirtuoso.com, bene. Lì, Andrea, ci sono tante altre iniziative. E bisogna assolutamente accelerare al massimo e aggregarci sempre di più, e ben venga queste associazioni, e uniamoci tutti per un obiettivo comune. Un obiettivo comune è importante. Pianeta. D'accordo, grazie, al prossimo appuntamento. Grazie. Radio Linea numero 1.